quando posso vengo volentieri a Salerno, io mi sento, non sono nato qui ma mi sento salernitano, quindi per me è un piacere e un onore oggi essere qui e dare anche come presidente della Salernitana una vicinanza particolare, perché poi la mia matrice culturale è religiosa, cattolica, quindi ci tenevo particolarmente. È un uomo di cultura, sa bene quanto sia importante l'identità, che anche per la Salernitana per certi versi, a parte San Matteo che sta soprattutto. No, ma è certo, una cosa l'abbiamo detta ai ragazzi, per essere una squadra e per stare a Salerno, per essere amati, bisogna sudare la maglia e quindi avere un affectio particolare. Non a caso il nostro motto è Macte Animo. La Salernitana ha un legame particolare con la sua comunità, un legame particolare con San Matteo, una festa vissuta a tutto campo, è il caso di dire, proprio a poche ore dalla gara di domani alla Reche. Eh sì, ora uno non vuole essere blasfemo, però un po' San Matteo ci deve guardare, perché queste due partite sono importanti e devo dire che domani è una partita per noi fondamentale, spartiacque, perché il Frosinone è una diretta concorrente che sta facendo benissimo, ha fatto tanti punti. Noi purtroppo non siamo partiti come volevamo, però ce la metteremo tutta. Ho sentito Sosa, la squadra si è allenata bene, lui è molto fiducioso. Presidente, lei recentemente ha lanciato un messaggio molto chiaro, avanti tutta con l'allenatore Paolo Sosa, col direttore sportivo Morgan De Santi, con tutte le componenti della Salernitana. Ecco, in questa fase non bisogna forse farsi prendere troppo dalla depressione per i risultati che forse non stanno arrivando come uno si aspettava. Sì, abbiamo fatto appena 4 partite, quindi nessun allarmismo. Certo, non è andata proprio bene come volevamo, soprattutto a Lecce, a Torino. Col Torino purtroppo gli episodi ci hanno condizionato, però ora abbiamo 2 partite fondamentali, Frosinone ed Empoli, quindi tireremo le somme almeno dopo 9 partite, quindi dopo un quarto di campionato. Oggi è troppo presto, però siamo fiduciosi. Presidente, per incontrare anche le istituzioni con questo progetto dello stadio temporaneo al Volpe, la regione aspetta una risposta. Qual è la posizione della Salernitana? No, ci stiamo lavorando, cioè la volontà è evidente, quella di trovare altrove una casa per la Salernitana e nel frattempo ristrutturare la Reche. Certo, devono conciliare tante cose, ne dobbiamo parlare anche con la Lega Calcio. Noi siamo propensi ora, cioè a giorni troveremo sicuramente la quadra. Sul centro sportivo anche qui, sì, ci sono delle novità, abbiamo fatto tanti passi in avanti, non dipende solo da noi. Secondo me anche qui ci siamo, quindi stiamo facendo tanto, stiamo lavorando tanto e anche qui il nostro amministratore Maurizio Milan ha fatto uno sforzo incredibile proprio in estate, abbiamo anche sottoscritto un importante preliminare contratto, ora ci auguriamo che questo possa portare poi alla conclusione del deal, che non dipende solo da noi ma dipende anche dalla possibilità di poter realizzare ciò che noi vogliamo realizzare. Oggi in cattedrale come sarà la giornata dedicata al santo patrono di Danilo Iervolino? Mangerà la milza? Sarà in processione? Guarderà i fuochi? Sì, in parte questo, ma sicuramente mi dedicherò a una preghiera intensa. E poi c'è Zuppi che è esperto di pace, no? Certo, speriamo bene. Comunque avanti tutte, Macte Animo.